Irma Almeta pubblica una frecciatina contro Cecilia e Ignazio dopo il video con Piccola Anima. Irma Almeta non ha preso affatto bene una decisione presa dal Grande Fratello VIP.il programma ha deciso di mandare in onda un filmato riguardante Cecilia Rodriguez e Ignazio Mose, avente come sottofondo il brano Piccole Anima. Il brano di Irma Almeta è stato associato alla storia d'amore nata nella casa tra Cecilia e Ignazio. È proprio questo che il cantante non è riuscito ad accettare. È lui stesso a comunicarlo ai suoi fan, attraverso l'account Instagram. Irma le ha condiviso una battuta proprio sul famoso armadio. Ricordiamo, infatti, che nelle ultime settimane il gossip è impazzito con la storia dell'armadio, dove Cecilia e Ignazio si sarebbero appartati. L'immaginazione del pubblico ha superato ogni ostacolo, tanto che la Rodriguez ha dovuto più volte replicare alle forti accuse. Intanto, però, Irma sembra non aver preso affatto bene la decisione della produzione. Il cantante pare non sia riuscito a comprendere l'associazione tra il brano Piccole Anima e la storia di Cecilia e Ignazio. Irma Almeta ironizza sull'armadio del Grande Fratello VIP. Piccola Anima sta al GFV come l'amore sta ad un armadio. Fate voi. È così che Irma Almeta scrive su Twitter. Il cantante non sarebbe riuscito ad apprezzare il gesto della produzione di inserire il suo brano, in cui ha duettato con Elisa Toffoli, nel filmato di Cecilia e Ignazio. Come già dicevamo, la coppia ha dato scandalo con la vicenda del famoso armadio. Forse, il cantante avrebbe preferito tenere lontana la sua canzone da questi gossip. Fatto sta che Irma non è d'accordo con questa scelta. Cecilia Rodriguez e Ignazio Mose insieme dopo il GFV. Tutti, intanto, si chiedono se ci sarà una replica da parte di Cecilia Rodriguez o Ignazio Mose. Nel frattempo, la coppia nata a Grande Fratello vi ha già condiviso la prima foto insieme. L'Argentina già da qualche giorno è tornata sui social e ora renderà partecipi i fan della sua nuova vita con il Mose. Non ci resta che attendere per scoprire come proseguirà questa storia d'amore.